Diciamo spesso che per realizzare un e-commerce di successo è fondamentale effettuare una corretta pianificazione, una corretta analisi del mercato, del proprio posizionamento e realizzare un corretto business plan. Abbiamo inoltre visto quali sono i vantaggi che porta alla realizzazione di un business plan e-commerce fatto correttamente. Un business plan ti porta a tantissimi vantaggi, tra cui identificare eventuali criticità e cercare di risolvere eventuali problemi già in anticipo, gestire al meglio le tue finanze e anche identificare i costi del tuo progetto, quindi calcolare correttamente quali saranno i costi del tuo progetto sia nella fase iniziale che nella fase successiva di gestione e sviluppo del tuo e-commerce. Abbiamo inoltre detto che un aspetto molto importante del business plan e-commerce è quello di pianificare le attività e realizzare un corretto piano marketing, quindi pianificare quali saranno le attività da svolgere e chi dovrà svolgerle all'interno del tuo team o comunque del tuo gruppo di collaboratori. Oltre a tutti questi vantaggi, il business plan e-commerce ha anche delle finalità ben precise. Infatti, il business plan è critico nell'acquisire partnership, soci o finanziatori. Infatti, un business plan è necessario quando, per esempio, ti rivolgi a una banca. La banca vuole vedere il tuo progetto nero su bianco, vuole capire quali sono i costi, quali saranno i possibili ricavi e quale sarà il ritorno del finanziamento. In questo caso sarà necessario lavorare molto sulla parte finanziaria, quindi esprimere correttamente i costi, esprimere correttamente le possibili problematiche che ci potrebbero essere, ma anche identificare le potenzialità e esprimere correttamente i ricavi che potrai avere all'interno del tuo business su un arco temporale che varia dai 3 ai 5 anni. Oltre alla banca, il business plan è richiesto da angel investor, da advisor, da finanziatori e investitori esterni. Questi investitori esterni hanno bisogno di vedere anche loro il tuo progetto in maniera concreta, quindi vedere una presentazione, vedere il business plan che hai realizzato, quindi identificare correttamente, avere i lineamenti della tua gestione strategica, della tua gestione finanziaria e anche delle potenzialità del tuo progetto e del tuo e-commerce. Nel settore e-commerce ci sono veramente tanti fondi di investimento, tanti investitori che vogliono investire su progetti seri, ma per fare questo ovviamente hanno bisogno di avere della documentazione, hanno bisogno di capire concretamente quale sarà lo sviluppo di questo business e quali saranno i possibili ricavi. Quindi se hai intenzione di rivolgerti a degli investitori, dei fondi di investimento specializzati in e-commerce per il tuo progetto, in quel caso dovrai avere un business plan e-commerce fatto correttamente, è un business plan che esprima in maniera corretta la tua vision, la tua mission e le tue strategie di marketing. Oltre ad acquisire finanziatori, investitori e rivolgersi alle banche, un altro vantaggio, un'altra finalità del business plan e-commerce è quello di acquisire anche partnership e soci. Se hai intenzione di allargare i tuoi soci, se hai intenzione di acquisire altri soci o comunque sviluppare il tuo e-commerce acquisendo delle partnership specifiche, in quel caso sarà necessario fornire a loro, soprattutto se sono esterni alla tua cerchia di familiari, la cerchia di amici, fornire un business plan fatto correttamente, un business plan che identifichi in maniera corretta sia la parte finanziaria che la parte strategica. Quando ti rivolgi a eventuali finanziatori o quando cerchi di acquisire dei soci o delle partnership è molto importante essere trasparenti, quindi è molto importante che anche il tuo business plan abbia i numeri corretti, i numeri concreti in modo tale da fornire le maggiori informazioni e le migliori informazioni all'altra parte a cui ti rivolgi e in modo tale soprattutto da evitare eventuali problematiche future. Quando presenti il tuo business plan e-commerce a eventuali finanziatori, eventuali soci o partner, in quel caso è molto importante che il tuo business plan sia estremamente trasparente a livello di numeri, quindi è molto importante che tu identifichi in maniera reale e concreta e corretta i numeri che sono in gioco quando realizzi il tuo business all'interno del tuo progetto e del tuo mercato di riferimento. Un altro consiglio che ti vorrei dare quando ti presenti a soci o eventuali partner è quello di definire già in primo luogo che il tuo business è un business a lungo termine. Come qualsiasi e-commerce abbiamo detto che ha bisogno di almeno 3-5 anni per svilupparsi in maniera corretta, anche il tuo business online e il tuo business plan devono essere realizzati su questo arco temporale e quindi devi fornire queste informazioni anche ai tuoi soci e essere più trasparente possibile.